c'era la casa comunale, qui c'era un piccolo passaggio da 2 metri, poi c'era una casa presso poco come quella là. Siccome è bruciata nel 1960, l'ha rifatto queste due qua. Qui davanti c'erano 2 cortili dove facevano le adunate per i militari e tutto, quando veniva per esempio il federale, così parlavano e si mettevano qua. Ecco, tutto il corteo è venuto da questa qui, qui ci hanno deviato dentro, ci siamo messi qui fuori, aspettavamo che ci portassero le carte, sedie, scrivania, cassetti, registri, tutto quella roba lì. Poi quando avevamo portato fuori tutti, ci hanno incamminati a tornare indietro. Eri a 5 mila, ero tutto preparato, gli ho pegato da un sottocino urti che ero da danse, e poi mi dice, sa, chiude il decchio, mi crede adri, e tutti che ascoltano, ecco, dopo non dimero tu vengo, dopo d'ergo, che fa la segna, sai, lei, che fa la lingua. Da lì sono partiti i registri, tutti infagottati, bandiera in testa, tricolore, quindi i leghi erano miei partiti, che cosa? Rispettosamente, io li ho visti perché io ero all'angolo della mia casa e da lì dipartiva la strada comunale. Mi ricordo i figli del sindaco, erano giovani, 15-16 anni neanche. Quelli sono gli unici che ho visto, erano là, c'era una palissata dell'orto, andate a strappare qualche ramo, premunirsi, ma non è che facessero qualcosa. Allora che abbiamo visto quelli, tanti sono andati a prendere qualcosa. È stato fatto in un modo ordinato, ossia in quelli che l'hanno fatto c'era la volontà di arrivare a quello che sono riusciti a fare, però non in malo modo, perché hanno rispettato sia quello che si sono portati via e l'hanno portato a colere, sia quello che hanno lasciato ancora, perché effettivamente il comune di Rezzo di Scalve potesse continuare nella sua mansione di pubblica amministrazione. Ma se mi ha dato gli scagli, di tutte le sedie, i liberi, di tutte la macchina di scrivere, mi sarà stata in 19. E lei mi ha cargato tutto di chi l'ha urlato, poi si è inviato. Dopo che ci avevano consegnato tutte quelle carte così, siamo scesi tutti di qui il gruppo, la gente stava lì alle finestre a guardare, diceva cosa succedeva, non sapevano cosa c'era. Noi siamo venuti giù di qui, siccome ci hanno detto di non dire niente a nessuno, ci siamo incamminati tutti, siamo andati verso la provinciale, là ci aspettava il picchetto, il blocco che c'era, e poi ci hanno mandati sulla strada che va a Colera. Maria Leldes mi ha incontrato il messo comunale, che lesia il giornale. Lui merda, ma lui l'ha di niente. E non ti ha proseguito, mi è passato dre la via de O, come dice. Siamo arrivati da questa parte qui, che è la via de O, c'era neve come adesso, con tutte le nostre carte in mano, così siamo arrivati e siamo incamminati da questa parte fino a Colera. Eravamo in fila indiana perché c'era la neve e non si poteva andare fuori, quindi c'era una fila lunga. E chi è libero? Era che forse chi che è gli scagni, chi che è la, dopo chi che era più forte, chi aveva la macchina, tutto tra loro più pesante, non mi dava più leggero, e so che vedi libero sotto il braccio. Dopo una festa se bella, in ghiaccio rusghera l'ur. Si chiede non sedere la via di Ogrigna e tu con te quel che mi hai fatto. Mette di che il giorno più bello della mia vita è stato lì. E dopo anche quando sono sposato però. Ecco.